Il nostro paese ha questo male, l'insofferenza del credito. Però stiamo dando risorse al sistema bancario per risolvere i problemi, perché troppo grandi per fallire, come dicono gli inglesi. E invece, too big to fail, ma non si dà supporto invece agli enti che si stanno invece mettendo nelle condizioni di grande difficoltà. In commissione bilancio arriva l'assessore alle finanze Salvatore Palma per illustrare gli aspetti salienti della nuova programmazione economico-finanziaria e le novità introdotte dalla normativa nazionale. Molti gli aspetti tecnici analizzati da Palma che chiariscono ipotesi e scelte in diversi casi orientate dal legislatore. Sulla spesa complessiva totale dello Stato italiano, la spesa dei comuni rappresenta l'8% e quindi se si deve fare spending review non penso si debba fare sull'8%, ma forse probabilmente si debba fare sul 92%. Se noi andiamo a calcolare il taglio dei trasferimenti dal 2011 fino al 2016, perché ci sono altri 30 milioni di trasferimenti, siamo a 223-224 milioni, e se poi dal 2011, se poi facciamo la somma di tutto quello che è stato sottratto, arriviamo alla cifra di 763 milioni di risorse sottratte a questa problematica. Rispetto al documento approvato lo scorso 29 aprile, la Giunta proporrà nelle prossime ore un emendamento per irrobustire soprattutto i settori del trasporto pubblico, dei servizi sociali e della scuola. Il rafforzamento della lotta all'evasione porterà un aumento del gettito che permetterà di abbassare gli importi delle bollette della Tari. Nel 2017 sarà avviata la prima sperimentazione sul reddito minimo cittadino, finanziata con le maggiori entrate per la riduzione delle esenzioni dall'addizionale IRPEF comunale. Oltre lo Stadio San Paolo, il rifacimento di tutta l'illuminazione della città, dando sicurezza, decoro e risparmio energetico a tutta la città. Alcuni consiglieri hanno presentato le loro osservazioni, in primo luogo sui bilanci delle partecipate, e hanno chiesto tempo per analizzare il bilancio e valutare le proposte di emendamenti. Domani 3 agosto in commissione saranno ascoltati i revisori dei conti, poi giovedì 4 partirà la discussione in consiglio comunale.